ufficiale alle elezioni di Omegna e Mauro Empolesi per Omegna si cambia. Verbani ha presentato il bilancio, parte della minoranza diserta seduta, Movimento 5 Stelle rileva irregolarità nella mancata convocazione dei revisori. Agenti della Polizia Municipale Verbanese hanno individuato il responsabile dell'incendio al canforo. Spray al peperoncino, nuovo mezzo di autodifesa per gli agenti di polizia del VCO. L'ex procuratore Giancarlo Caselli, ospite del presidio di Libera VCO, primo appuntamento in vista del 21 marzo. Scivolare, il progetto promosso dalla Fisi Alpi Centrali, lo sport spiegato agli studenti dai campioni. E bentrovati dalla redazione di VCO Notizie, in apertura di giornale dunque la politica, va definendosi la mappa elettorale omegnese, Mauro Empolesi sarà portabandiera di Omegna si cambia. Mauro Empolesi è il candidato sindaco di Omegna, si cambia l'ufficialità arrivata nella tarda serata di ieri al termine di una partecipata riunione tra i componenti del gruppo politico. Fino all'ultimo Empolesi ha dovuto vedersela con Augusto Quaretta e con Lucia Camera. Alla fine ha prevalso l'ex Rifondazione Comunista da parecchi anni al centro della scena politica omegnese. La vecchia politica non può più funzionare, commenta il neo candidato sindaco. Bisogna dare una svolta ad Omegna. La nostra squadra è solida e tosta. I circa 30 componenti del gruppo mi stanno dando una grande mano e solo per questo ho accettato l'incarico. Empolesi, dipendente del supermercato Coop di Omegna, aggiunge: dal giugno scorso siamo entrati nel merito di parecchie questioni spinose per il presente e il futuro di Omegna. Lavoreremo decisi e convinti fino alla fine per offrire alla città una seria e responsabile alternativa. Il gruppo politico Omegna si cambia è il primo a presentare ufficialmente il candidato sindaco. Domenica 26 febbraio sarà il Partito Democratico a sciogliere le riserve attraverso le primarie. A sfidarsi il segretario cittadino Alessandro Rondinelli e l'attuale vice sindaco Maurizio Frisone. Le urne rimarranno aperte dalle 8 alle 20 e potranno votare tutti i cittadini dai 16 anni in su. Il prossimo 6 marzo invece dovrebbe essere la data per un'altra importante ufficializzazione, quella di Paolo Marchioni, candidato sindaco per il centrodestra. È degli scorsi giorni infatti la decisione da parte dei vertici di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia di puntare sull'ex amministratore di Baveno. Con i primi giorni di marzo perciò verrà ancora di più delineato lo schieramento di partenza per le elezioni amministrative del capoluogo cusiano, previste per domenica 11 giugno. Ora a Verbania, dove ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale, presentati i conti del bilancio del 2017. Nel 2017 porteremo a compimento le svolte iniziate 2 anni fa, così il sindaco Marchionini ha presentato il bilancio che pareggia poco meno di 57 milioni. L'abbiamo presentato in giunta a inizio gennaio, ci sono stati 40 giorni di tempo che è sufficiente per qualsiasi esame e approfondimento e per la presentazione di proposte che possano migliorarlo, ha detto il sindaco, rispondendo alla minoranza che ha protestato per i tempi troppo ristretti. Siamo andati avanti con il contenimento dei costi, abbiamo aumentato gli accertamenti sui muetari, oltre a un leggero aumento dell'imposta di soggiorno che quest'anno ammonta a 490.000 euro e dei ristorni dei frontalieri per 1.170.000 euro. L'indebitamento è inferiore al 5%, al di sotto della quota legge del 10%. Marchionini ha anche annunciato novità in materia di rifiuti. Abbiamo avviato la revisione del sistema di raccolta e spazzamento con il potenziamento del personale e dei mezzi per raccogliere mozziconi e deiezioni canine. Un'importante sfida sarà l'ingresso del privato in Conserv VCO che dovrebbe, detto il sindaco, consentire una reale e sostanziale riduzione della Tari. Il teatro ha raggiunto introiti che coprono il 60% dei costi, mentre il 40% è a carico del comune, un obiettivo che pareva irraggiungibile, ha detto Marchionini. Ambizioso sarà il piano triennale delle opere pubbliche, con 17 milioni in 2 anni per il nuovo centro, la pista ciclopedonale su una fondotoce, il nuovo porto turistico, la nuova piazza Adua, l'argine del San Giovanni, l'aggiornamento del piano urbano del traffico. Tra gli altri progetti, il lungolago di Pallanza, oltre alla nuova gestione della piscina di Suna. I beni che verranno venduti sono l'immobile di via Cuboni a Trobaso, l'ex caserma dei carabinieri a Pallanza. Nel 2017, aggiunto il sindaco, apriremo la nuova farmacia comunale, quello stabile potrebbe anche diventare un centro per la medicina territoriale. L'assessore al bilancio Cinzia Vallone ha poi illustrato le cifre, è un bilancio solido, ha detto, nel quale i trasferimenti statali incidono solo per il 3%, mentre il 37% deriva da tributi e il 19% dai servizi. Per quanto riguarda le imposte comunali, l'IMU rimane al 10,4 per mille, stabile dal 2015
con la semplificazione delle aliquote che da 6 diventano 4. Semplificate anche le fasce di detrazione della TASI, che resta stabile da 9 a 2. I trasferimenti dello Stato sono per 629.000 euro, quelli della Regione 776.000 euro. La farmacia sarà una fonte di reddito determinante, ha annunciato Vallone, con entrate stimate per il 2017 di 1.200.000 euro. Per il Teatro Maggiore sono previste la pavimentazione e l'illuminazione esterna, oltre all'adeguamento del sistema antincendio. La serata è iniziata all'insegna della tensione. Il consigliere di Forza Italia, Lucio Scarpinato, ha chiesto di leggere un comunicato per spiegare la decisione del suo gruppo di non partecipare alla seduta, in polemica sulla modalità di convocazione del Consiglio, permesso negato dal presidente Giorgio Varini, e Scarpinato ha lasciato l'aula. Poco dopo, con una mozione d'ordine, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberto Campana, ha fatto notare che il regolamento del Consiglio Comunale prevede la presenza dei revisori dei conti nelle riunioni dedicate a discussione e votazione del bilancio. I revisori erano assenti, si è votato per proseguire comunque, con l'astensione in maggioranza dei consiglieri Alessandro Papini e Marinella Ferraris, cui si sono aggiunti Di Gregorio, Ferrari e Rabaini. Contrari alla prosecuzione Campana, Brignone e Martinella. Oggi Campana ha incontrato il viceprefetto. Sì, siamo stati costretti ad andare dal viceprefetto per portare le nostre istanze e segnalare che nel Consiglio Comunale di ieri non è stata rispettata la legalità. Crediamo che la legalità non può essere discrezionalità e che il Consiglio Comunale debba dare un segnale forte ai cittadini e non far intendere che chi ha il potere può cambiare le regole. Cos'è successo? Cosa abbiamo segnalato al prefetto? Semplicemente ieri e stasera si approva il bilancio preventivo e lo statuto del Consiglio Comunale prevede che ci siano presenti i revisori dei conti. Questo lo prevede il nostro statuto, le regole che ha il Consiglio Comunale. Ebbene, i revisori dei conti non erano presenti, io ho chiesto al segretario se si poteva proseguire con la seduta, se dava legittimità su quello che stavamo facendo, e il segretario ha detto, rilasciava al Consiglio Comunale la possibilità di votare e decidere se proseguire, al che su incitazione da parte del sindaco verso la sua maggioranza di andare avanti lo stesso in barba allo statuto, la maggioranza con due astenuti, ha votato a favore della prosecuzione. Questo va contro a quello che prevede lo statuto e va contro anche a quello che prevede il TUEL, che è il testo unico per gli enti locali. Il TUEL prevede che le modifiche allo statuto abbiano una maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri comunali, quindi neanche questo numero c'era nella votazione di ieri. Quindi il segnale che sta dando il sindaco Marchionini alla sua amministrazione è molto molto brutto e fa intendere appunto che chi ha il potere può farsi le regole a proprio piacimento e non vogliamo che questo accada. Infatti abbiamo segnalato tutto al prefetto, il prefetto comunicherà al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, al segretario quanto è avvenuto non è corretto, per quanto è nel loro potere, che con la riforma del titolo quinto comunque si hanno avuto delle limitazioni, però comunque segnaleranno la cosa all'amministrazione. E noi questa sera chiederemo al presidente Varini e al segretario di rinviare il Consiglio Comunale al 28, data ancora utile per poter svolgere il Consiglio Comunale nei termini di legge, ma nella legalità. È stato identificato dalla Polizia Municipale di Verbania l'autore dell'incendio appiccato domenica all'interno del tronco del canforo di Piazza Gramsci a Pallanza. Siamo in contatto con la Procura, a cui stiamo inviando tutta la documentazione del caso, afferma il comandante della Polizia Municipale, Ignazio Cianciolo. L'identificazione, afferma il sindaco Silvia Marchionini, è avvenuta grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza. Ignoti hanno fatto irruzione la scorsa notte in un negozio di telefoni cellulari, rubandone alcuni. È accaduto in una nota rivendita di Arona. I ladri sono entrati nel locale dopo aver manomesso un infisso. Ancora da quantificare l'entità del bottino. Ad accorgersi di quanto successo sono stati i titolari dell'esercizio. Sul fatto indaga il nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Arona. Polizia del VCO si dota di spray al peperoncino. Sentiamo. Spray al peperoncino a disposizione degli agenti della Questura e dei commissariati, un nuovo mezzo di autodifesa introdotto a livello nazionale presentato dal questore Salvatore Campagnolo. Lo spray è in dotazione dal 3 febbraio, ma fino ad oggi nel VCO non è stato ancora necessario l'utilizzo. Al momento lo usano gli operatori in servizio esterno, sul territorio, ha detto Campagnolo. Può essere esteso anche polizia stradale, di frontiera e polfer. È utile nelle fasi in cui la comunicazione ordinaria non è sufficiente a far desistere il soggetto, evitando di intervenire in maniera più cruenta. L'effetto
detto di bloccare l'interlocutore esagitato per consentire agli agenti poi di immobilizzarlo. Per iniziare ad usare lo spray al peperoncino è stata necessaria un'attività di formazione dal punto di vista giuridico, medico e pratico. L'effetto orticante, ha spiegato Mauro Delle Donne, medico della Polizia di Stato, provoca una congestione delle mucose come una forte congiuntivite. Il soggetto che viene raggiunto al volto prova un forte senso di bruciore che lo spinge a fermarsi e portare le mani agli occhi. Gli agenti, dopo aver spruzzato, devono provvedere a rassicurare il soggetto, che è sicuramente spaventato, e a decontaminarlo con acqua corrente ove possibile, o altrimenti con la soluzione salina, anch'essa in dotazione. L'effetto dura tra i 60 e i 90 minuti. Si tratta di una sostanza completamente innocua. Il getto della bomboletta arriva fino a 3 metri. Lotta alla prostituzione. Controlli straordinari del territorio ieri ad opera dei carabinieri della compagnia di Verbania. Controllate le stazioni e le principali strade di Premosello, Ornavasso, Mergozzo, Gravellona e Omegna. Identificate 7 ragazze, 2 delle donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, di origine nigeriana, sono risultate essere irregolari sul territorio italiano. Pertanto sono state accompagnate a Roma presso il CIE di Ponte Galiera, dove saranno avviate le procedure di espulsione. Nella stessa giornata effettuati anche controlli antidroga. In particolare i militari hanno controllato 5 ragazzi cusiani trovati poi in possesso di modiche quantità di hashish. Tutti e 5 sono stati segnalati alla prefettura perché assuntori di sostanze stupefacenti. Tecnici Terna per 2 giorni in Ossola per illustrare il progetto Interconnector. Oggi a Formazza, domani a Domodossola. Terna, gestore della rete elettrica nazionale, incontra gli ossolani per illustrare il progetto di interconnessione con la Svizzera. Progetto in fase di valutazione alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale ed in attesa della convocazione delle conferenze dei servizi regionali. Dalle 11 alle 19 i tecnici di Terna saranno a disposizione dei partecipanti per illustrare i dettagli e le motivazioni della nuova infrastruttura e per ascoltare le considerazioni dei cittadini rispondendo alle domande sulle diverse soluzioni di progetto. Il progetto, spiega Terna, consente l'accesso a uno dei punti più importanti del sistema europeo, collegando il nodo di Baggio nel comune di Milano con il nodo di Airolo in Svizzera attraverso il passo di San Giacomo. Il collegamento, lungo 180 km per il lato italiano, prevede per la maggior parte del suo sviluppo l'uso della tecnologia in corrente continua che elimina gli effetti dei campi elettromagnetici variabili. L'opera si sviluppa sull'utilizzo di un elettrodotto esistente tra le stazioni elettriche di Baggio e di Pallanzeno, che sarà trasformato in corrente continua. Poi, con la realizzazione di un elettrodotto in corrente alternata dalla stazione di Pallanzeno al confine con la Svizzera e 2 stazioni di conversione, una in prossimità di Baggio e l'altra in Valdossola. Si parlerà anche degli interventi di razionalizzazione della rete in alta tensione che attraversa la Valle Formazza dal confine di Stato alla centrale elettrica di Pallanzeno, ma anche delle alternative di localizzazione della stazione di conversione. Restano aperte le ipotesi di Pallanzeno, dell'area industriale di Piedimolera e dell'area industriale a Vogogna. Intanto il Comitato Salviamo il Paesaggio Valdossola allestirà un gazebo domani in via Romita davanti alla Comunità Montana. Cresce il lavoro nero nel VCO, lo dicono gli ultimi dati relativi al 2016 che sono stati presentati questa mattina presso gli uffici dell'Ispettorato del Lavoro di Omegna. I numeri purtroppo confermano che questa tendenza ahimè non cala, quindi quest'anno nel 2016 sono stati accertati 157 lavoratori in nero su 543 ispezioni, quindi purtroppo una percentuale elevata effettivamente. Come si svolge il vostro lavoro durante l'anno? Come fate le ispezioni e anche per esempio come scegliete insomma, i controlli da fare? Cioè li scegliamo o di iniziativa o mediante richieste di intervento che provengono dai lavoratori o anche per il Ministero ci dà, ex Ministero adesso siamo diventati Ispettorato Nazionale del Lavoro, ci dà delle campagne con dei fenomeni di intervento e a seguito di queste richieste del Ministero noi interveniamo sul territorio. Si parla sempre, anche in quest'ultimo periodo, a livello nazionale, anche a livello del Parlamento, dei voucher, che sono stati un fenomeno un po' particolare. Voi in che modo l'avete vissuto, lo state vivendo e in che modo si può porre rimedio quando se ne abusa?
Noi facciamo dei controlli legati al rispetto sostanzialmente dell'attivazione dei voucher e in particolare nell'utilizzo degli stessi in particolari attività vietate sostanzialmente, quali quelle in appalto. Molto spesso si riesce a verificare un utilizzo improprio, cioè a fronte magari di qualche voucher attivato vi sono anche dei pagamenti in contanti che integrano sostanzialmente la corresponsione fatta con i voucher. Altre tipologie di irregolarità che riguardano i voucher sono i voucher non attivati, cioè attivati solo quando arriva il controllo. Gli agenti della Polizia Municipale di Verbania hanno fermato a Intra una Opel Corsa con targa tedesca guidata da un uomo residente in zona. Ad un primo controllo è emerso che a carico del conducente c'erano diverse multe da pagare. I vigili hanno anche scoperto che l'auto era senza assicurazione. Giancarlo Caselli, ospite di Libera oggi pomeriggio. Al Tecnoparco l'ex procuratore ha parlato di legalità e di mafie. Lo ha avvicinato per noi Andrea Calderoni. Incontri importanti con amministratori, con insegnanti, con i giovani di Libera per un tema che non passa mai di moda ed è sempre sicuramente molto importante per il nostro paese. Ci si prepara tutti insieme alla giornata. Speriamo grande giornata, sono sicuro che sarà una grande giornata per affluenza, per partecipazione, del 21 marzo. La giornata che ogni anno Libera dedica alle vittime di mafia per un ricordo di queste vittime e per soprattutto un impegno nel senso della legalità, che è il tema fondamentale per cui Libera è nata e Libera si muove. E allora ecco, tutti insieme quel giorno a ricordare il sacrificio di tante persone, ma anche a discutere, approfondire, confrontarci per quanto riguarda i temi della legalità, i temi dell'antimafia, per rinnovare l'impegno di cercare insieme e praticare insieme soluzioni nell'interesse di tutti. E com'è la fotografia attuale rispetto a queste tematiche nel nostro paese? È una fotografia variegata regione per regione. Volendo utilizzare uno sguardo d'insieme, le mafie hanno subito duri colpi anche nel nord e nel centro Italia, ma ci sono pericolosamente, soprattutto per quanto riguarda il potere economico. Per Millumino di meno, a Verbania, venerdì mattina un karaoke ecologico con i ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori, 220 i giovani coinvolti. Perché so, perché lo so, perché sogno e perché ho bisogno io di biodiversità. Sofia di Alvaro Soler diventa biodiversità ed è solo un assaggio dell'appuntamento di venerdì mattina al Maggiore di Verbania, quando i ragazzi delle scuole proporranno un karaoke ecologico in occasione di Millumino di meno, nota iniziativa di Caterpillar di Rai Radio 2. Questo grazie ai riarrangiamenti di Franco Pistorno, di Arpa Piemonte, appassionato di sette note, che ha avviato il progetto Musica d'Ambiente. L'ecologia spiegata ai giovani non in modo nozionistico, ma attraverso il cuore, per farli diventare portatori sani di bellezza ambientale. Con Potrei ma non sporco, alias Vorrei ma non posto di Fedez, Senza più smog, alias Roma Bangkok di Baby Kay e Giusy Ferreri, con il tormentone sanremese Occidentali Scarma che non poteva che diventare Ambientali Scarma e tanti altri brani noti ai più giovani. Diverse classi delle scuole elementari Bachelet, Peron, Tozzi e Diogebio, delle medie Ranzoni, Cadorna e Dibè, del Cobianchi e del Liceo Cavalieri interpreteranno queste canzoni riscritte in chiave ambientale. E per tutta la giornata di venerdì, in collaborazione con Viceo Trasporti, autobus gratis per tutti, adulti e piccoli. Allora, lo spirito di questa iniziativa è rendere il messaggio ambientale più condiviso, più semplice, più schietto e soprattutto che inizi precocemente, quindi con i bambini delle scuole elementari, poi medie e poi le superiori. Quindi l'idea è stata, trovandoci con le scuole, di fare questa cantata ambientale per Millumino di meno 2017
con tutti gli 220 alunni e studenti che convergono sul Teatro Maggiore venerdì dalle 10 alle 12 e che convergono in modalità sostenibile, quindi o con l'autobus o a piedi o in bicicletta. Daremo molte informazioni anche sui trasporti, sulle iniziative dell'assessorato all'ambiente del Comune di Verbania, ma sicuramente lo spirito di questa giornata è uno spirito giocoso e ludico. Uno sguardo alla nostra programmazione, ritorna domani giovedì alle 18 l'appuntamento con L'infinito dentro un bisogno, che sarà poi riproposto venerdì alle 13 alle 21:30. Nell'editoriale di questa puntata, come sempre a cura del nostro presidente Daniele Giaime, parliamo di imputati in messa alla prova, l'obbligo INAIL che preoccupa il mondo del volontariato. Le nostre telecamere saranno poi a Avignone per conoscere i volontari dell'associazione La Degagna. E infine parleremo di Amici a quattro zampe con il progetto Miao Fido. Come sempre, inoltre, la nostra rubrica dedicata alle questioni fiscali con il dottor Federico Moine. Vi aspetto all'infinito dentro un bisogno. E in apertura di Pagina Sportiva andiamo a Domodossola, dove oggi è andato in scena il progetto Scivolare. Gli studenti hanno incontrato i campioni dello sport. Progetto Scivolare al Teatro Galletti di Domodossola, con tanti bambini invitati, il Comitato Regionali Alpi Centrali l'ha organizzato, tanti campioni che parlano dei valori dello sport. Io spero che molti di questi bambini, se non tutti, possono un domani praticare sport, possibilmente lo sci, ma che da qualcuno di questi bambini alcuni riescano anche ad andare in alto agli altri livelli, come il personaggio che abbiamo qui oggi a rappresentare la nostra disciplina. Maurizio Oioli, hai fatto una grande carriera, adesso invece ti sei fermato, e cosa vuoi dire a questi ragazzi nell'avvicinamento allo sport invernale in generale? Ma allora, innanzitutto spero che il messaggio che passi da queste giornate sia l'importanza proprio dello sport come crescita personale, quindi quello che lo sport dà come contributo proprio alla vita, come esperienza di vita, la possibilità comunque di crescere, di confrontarsi con gli altri, rispettando le regole sostanzialmente. Uomo Jet qui con i ragazzi, è sempre bello riuscire a parlare anche ai più piccoli di questi sport invernali che forse vengono un po' troppo presi alla leggera dai ministeri più alti, però sono una risorsa fondamentale per il nostro paese e hanno sempre portato grandi soddisfazioni. Beh, tutti gli sport invernali sono importanti, chiaramente per me lo sci alpino, chiaramente io sono nato con gli sci ai piedi e questo è stato importante perché con una carriera agonistica che mi ha portato a grandissimi livelli, con cadute o risultati, comunque con dei periodi bellissimi per lo sci alpino, si parla degli anni 90-2000, quindi tanto tempo fa. È vero, il Ministero magari sui bambini non spinge più di tanto per educarli sulle attività sportive, soprattutto nel mondo invernale, e questo secondo me è la cosa che manca, e soprattutto manca un collegamento sport e scuola. Ed ora il basket, prossimo fine settimana si disputa la Carnival Cup, sentiamo di cosa si tratta. Tutto pronto per questo torneo di basket che inizierà il 24 di febbraio. È la seconda edizione di questo National Carnival Cup, quest'anno targato Pipex, che coinvolgerà rispetto all'anno scorso il triplo delle squadre. L'anno scorso erano solo 16 squadre ai nastri di partenza, quest'anno saranno ben 50 le squadre divise su 4 categorie: esordienti, aquilotti e scoiattoli, e in più una squadra femminile, sempre esordienti femminile, per dare anche un tocco di rosa a tutto il torneo. Ecco, si giocherà su più palazzetti, immagino. Certamente, ad Arona su 3 palestre: la palestra della scuola media, palazzetto e liceo. A Borgo Manero su 4 strutture: il Pala Don Bosco, il Pala Cadorna, la palestra di Via Vecchia e la Dante. E al Palamico, chiaramente, che anche come l'anno scorso poi diventerà il centro della manifestazione il sabato sera, con la festa, con la premiazione, lo spettacolo dei Da Move.
ci sarà anche il fiorfiore del freestyle internazionale con il nostro spettacolo sabato sera, quindi un connubio con i giovani e futuri talenti e i talenti internazionali del nostro tipo di spettacolo. I comuni, gli assessorati in particolare allo sport, in prima linea per sostenere questa iniziativa, un'iniziativa che valorizza quella che è l'attività dei giovani, la motricità anche dei giovani. Ma infatti noi ci siamo lasciati l'anno scorso, mi ricordo molto bene, con queste parole: vorremmo che la Carnival Cup diventasse un evento che nel tempo si ripete. Quindi se quest'anno poi abbiamo avuto questi numeri, vuol dire che avremo tanti più giovani coinvolti e quindi la manifestazione assume un'importanza straordinaria, direi, quindi anche nel tempo, con maggiori giovani coinvolti, quindi il successo, diciamo, è quasi garantito. Anche Castelletto, che ha dato molto, diciamo, al basket, è in prima linea per questa iniziativa. Assolutamente sì, siamo molto felici di ospitare in parte questa manifestazione nella struttura che tutti conosciamo come Palamico, perché Castelletto, come diceva, ha una buona tradizione sportiva, in particolar modo di basket, e ultimamente sappiamo come stanno le cose e i tempi sono cambiati. Ci auguriamo che questa iniziativa, che come diceva il collega di Arona, continua quest'anno con la seconda edizione e addirittura in espansione, questo sia il motore, il volano per riportare un basket di un certo livello territoriale. Bene, con questo appuntamento termina il telegiornale. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.